tu devi mandarla qui su questo bordo, imparate, alla fine. Poi fai, tiri così e vai, e no, vai, papà, e basta, vai. Sei pronto? Sei pronto? Sì. Oggi prendi il microfono, va bene? Sei contento? Sì. Che bello. Lo metti qua, qua. Così va bene qua? Sì. Così oggi puoi parlare tranquillamente e dire quello, tutto quello che pensi. E senti mamma, e senti mamma. Fai vedere come pieni le carote, ricordati, dai. Bravissimo. Ma oggi che vogliamo fare? Le carote, i piselli freschi e poi ci mettiamo le seppioline, il pescetto ce lo mettiamo dentro a questa pasta? Questa qua, quella intera, ti ricordi? E questa qua ce la siamo già fatta pulire. Oggi faremo una bella pasta con piselli, carotine per tutti i bambini che ci seguono e le seppioline. Giralo, giro piano piano. Queste sono le Gars e le produce dalla costa. Loro dal 2004 hanno la licenza per Walt Disney per fare, per utilizzare il loro marchio, per fare poi anche questi, tutte queste paste particolari. Per bambini al di sopra dei 3 anni, mi raccomando. Queste, Mario, lo sai che c'è dentro? Il pomodoro, dentro c'è il pomodoro disidratato e i spinaci disidratati. Guarda, questa col pomodoro. Tutte verdure italiane disidratate. Non insomma c'entro. Oggi facciamo questa pasta tutta colorata con piselli, carote e seppioline. Ma i seppioline tagliamo piccole piccole piccole. Papà taglia la cipolla, sottile sottile sottile, guarda così. Stai cucinando? Sì. E che stai facendo? La pasta con le buccette di carota? Sì. Ma ci vogliamo mettere anche 2 pisellini? Sì. Pulisci, fai vedere come li pulisci, come li apri, che sei bravo ad aprirli. Apri così. Assaggia un po', digli un po', guarda un po' se sono buoni. Sì, sì, ricordo, erano buoni. Erano buoni quando li hai mangiati? Olio, di quello buono, i fratelli Ricari. Poi, poca cipolla, senza che sia troppo invadente. Così, piano piano, così loro sentono questa dolcezza, si cominciano a abituare ai gusti. Se voi non mettete aglio e cipolla fin dall'inizio, poi è normale che questi non lo mangeranno mai. E invece abituatelo piano piano. Meglio se mangio pure le cipolle quelle cotte al forno, che sono dolci, sono una marmellata quelle. Ti stai divertendo, eh? Ti stai divertendo con questa faccia, eh? Guardate che faccia che c'ha, guardate. Oggi Sandro si è sbizzarito, ma ho 2 tipologie di piselli. Uno, vi faccio vedere, questi hanno una buccia molto sottile e hanno tanti tanti piselli, guardate. E questi invece sono la buccia un po' più grossa e il pisello all'interno è anche più grosso, vedete? Sono tutti buoni perché sono freschi. Ho messo dell'acqua, così evitiamo la cottura. Un pizzico di sale, non troppo, non troppo. Mentre stanno cucendo i piselli, voi con la seppiolina, perché adesso c'è il periodo delle seppie, quindi perché si fa seppie e piselli? Perché è un periodo che insieme escono sia i piselli e ci sono le seppie, quindi è molto stagionale. Taglio prima a striscioline, così la facciamo piccoli piccoli. Oh no! Tutto nero? Ma con la Mari ci dobbiamo sporcare tutti quanti, dai. Io per la gioia di tutte le mamme, no? Tagliatela a dadini piccoli 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 così. Grande Mariuccio, sei la mia soddisfazione, così, a dadini piccolissimi, aggiungo le seppie ai piselli, guardate, già facciamo un po' di colore. Allora facciamo così, tagliamo a dadini piccoli, perché tu vuoi i dadini piccoli di carote, è vero? Colorati, ok? Così, poi guarda, così, è sporcata la carota, non ti preoccupare, si pulisce, allora, si lava dentro i piselli. Allora, no, e non ci prende abitudine, poi devi far capire che il coltello è una cosa pericolosa. E solo vicino a voi può vederlo il coltello e meno toccarlo. Quindi Mario è cresciuto dentro la cucina, quindi gli abbiamo insegnato abbastanza. Però mi raccomando, sempre vigili. Allora, facciamo anche qui dei dadini carote. Colorate. E basta con queste cremette, con questi passati di verdura. Famo le cose belle, a pezzettoni, che incominciano a masticare. Vieni qua. Pinocchio, aspetta, non tocca manco Pinocchio, vai. Chiudiamo questo. Puliamo la seppia, vedi? Allora ti faccio vedere papà qua dentro che c'è. Allora, quel nero di seppia che hai visto viene da questa sacchetta, questa qua grigia, la vedi? Questo è il sacchetto dove c'è il nero di seppia. Quell'ossicino, tienilo. Quello è l'osso, lo sai se lo mangiano gli uccellini? Quando andiamo dall'amico nostro, il fioraio, che c'è il pappagallino, glielo portiamo. Gli portiamo l'ossicino. La pulisci bene. Bravo, così. Pulisci questo pinocchietto, il pinocchietto deve essere pulito. Non lo sporca, che ci vengono tanti. Ok.
Bravissimo. Ti piace tanto questo Pinocchio? Ti piace tanto questo Pinocchio? Meno male. Mi piace pure lui Pinocchio, meno male. Dobbiamo cuocere la pasta, siamo quasi pronti. Dai. Mente, guardate che figa, mio... sono simpatiche veramente queste macchinette. In questa pasta c'è il pomodoro e spinaci disidratati. Tutto grano italiano, ragazzi. Mario, c'ho una sorpresa per te. La facciamo svenire, mamma? Sì! Dai, bravissimo! Che bello che ci fai i maschi, mamma mia. Non l'aperto mai qua dentro. Allora qua abbiamo i gamberetti che ci ha dato Maria. Questo è il gamberetto, così dà un bel po' di sapore. Prendo i gamberi rossi, tolgo la testa, ok, dei gamberi, e li schiaccio qua dentro, guardate. Così diamo anche un po' più di gusto. Vai, così, così. Questo è buonissimo, dà un bel sapore a tutto, capito? Devi levare la testa dal corpo, così. E papà così usa il corpo per metterlo dentro la nostra pasta buonissima, ok? E dove sta il corpo? Ora ce lo sto usando io e lo metto là dentro. Tiro fuori la pasta, bella al dente. Pure se sono bambini devono mangiarla al dente la pasta, ok? E la metto a insaporire dentro la salsa. Ma rifate come salti la pasta, dai. Bravo, bravo, vai. Bravissimo. Allora, facciamo la pentolina, dai. Guarda che pentolina te do, vai. Ah, completa. È tua, questa è tua, te la regalo a te, dai. Allora, pronto, che eh? Guarda, uno. Vuoi fare rumore, il suono dell'amore? Sì. Io così no. Tu devi mandarla qui su questo bordo, imparate. Alla fine. Poi fai, tiri così e vai. E no, va, papà, e va. E aggiungo un altro pochino di acqua, così la facciamo finire di cuocere dentro, ancora un po' duretta. Guarda Mario, guarda qua, vedi? Questo tante volte. Aspettatemi, vado sotto casa a prendere casa. Ciao, che hai portato? Bravo. Ci sono solo questi. Ci sono quelli, c'hai? Sì. Io sono troppo pesante adesso. Bravissimo, così è più leggera quella là, è vero? Sì. Mettiamo anche un po' di basilico, lo tagliamo piccolo piccolo così non lo vedono. E per voi, lo sappiamo solo i due. Yeah. Sta benissimo con i piselli, con le carote e con ci ho provato, oh, non ce l'ho fatta. Mazza, è bello. Ma che profumo che ci sta! Guarda che bella cremetta che ha fatto, guarda! Guarda, eh? Che pasta, eh? Mettila qua dentro, dai! Al centro del piatto facciamo una cosa carina, carina. Ok? Ok? Così. Basta? Ci mettiamo anche una fogliolina così al centro, guarda un po' se ti piace così. Ti piace? No, anzi, qua sopra. Qua sopra? Ok, perfetto. Ci mettiamo un filo d'olio a crudo? Ecco qua, perfetto. Adesso bello. Vogliamo assaggiarla, aspetta. No, 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 no. Buono questo. Ah, un attimo. Pisello lo vuoi? Sì. Gamberetto lo vuoi? Sì. La pastina, sì. La vuoi? Vuoi tutto, vuoi? Sotto c'è una carota. Ah, ti metto pure la carota, vai. Vai, forza, così, vai. Hai fatto un buon lavoro, tu hai cucinato oggi, eh? Sono stato così? Dai, dammi il 5. Oh, ma guarda che fai, guarda, dai, dammi il 5. Dai. Dai un bacetto? Cucinate voi i vostri bambini il giorno di festa. Fate un po' di casino, fate un po' di macello, cioè vedete ste mogli e vi romperanno le scatole. Però noi si divertiamo, è vero Mario? Sulla pasta questa gente, ti piace questa pasta? Quindi iscrivetevi sul nostro canale YouTube, mi raccomando, Chef Max Mariola, che faremo tante ricette, è vero? Pure questa qua bianca vuoi? Vai, assaggia pure questa bianca. Buona, eh? Ma sai bella pasta che abbiamo fatto oggi, eh? Vuoi pure questa? Quella verde devo assaggiare pure? Vai, questa è la macchinetta verde, vai. Ma qual è più buona delle macchinette? Quella rossa, quella verde o quella bianca? Tutte. Tutte tre. Bravissimo.